Sì, allora, questa cosa la dico con lacrime agli occhi, ma non riesco a chiamare a gran voce Daniele il mio migliore amico per motivi. Non voglio fare il maschietto, sapete, l'etero che fa finta di essere il gay. No, questo è tutto vero. Ho provato in mille modi. In mille modi a insegnare a Daniele che cose come la sporcizia e la merda e l'amore non sono soggettive, sono assolutamente oggettive. Siamo stati un po' io e il mio amico Daniele, non Daniele e il mio amico Marco. Non si è mai effettivamente abbassato o alzato a farsi lavare da me. Non ho mai potuto fargli il bidet, nonostante l'avessi chiesto un sacco di volte. Ogni volta che cagavo io c'era puzza, ogni volta che cagava lui si rideva. Una persona che purtroppo, per quanto riguarda l'igiene intimo, soprattutto quando si condivide un bagno con qualcuno, non ci ha proprio capito un cazzo. Questa è forse una delle cose. È la cosa peggiore di Daniele. Un grande coinquilino, non rompe il cazzo, poi ci siamo divertiti su Twitch, l'avete visto tutti, ma per quanto riguarda l'igiene del bagno e tutta questa roba qua, Daniele ci vede sbagliato. E questo è uno dei piccoli motivi per cui penso che il ban sia giustissimo. Una persona che comunque non ama. Sì? Nico, sei tu? Dicevo, Figinio? Dicevo, raramente ho conosciuto una persona così estrema in alcune cose, ma così arrestata in altre. Lui si è messo le manette da solo e ha detto: Marco, io non voglio essere tuo amico in queste cose qua. Nel morso che vuol dire quattro colpi lunghi? Tu, cosa vuol dire? Tipo pecora? Questa cosa qua mi ha un po'. Mi ha sempre trattenuto nel volergli bene fino a quel punto là. Anche se ci sono delle volte in cui dico, dai, magari è proprio. È indeterminato il bene che gli voglio. È proprio indifferente a queste cose qua. Gli voglio bene lo stesso. Però, quando eravamo a cercare la casa, questo è vero, eravamo davanti al nostro manager, cercavamo la casa, io dissi al mio manager, voglio due bagni, e lui mi guardò dicendomi, perché? Mettendosi a ridere. E quel sorriso là, molto ipocrita da parte mia, ha rappresentato l'ultimo suo prostrarsi verso di me, chiedendomi, Marco, hai ancora della merda per me? Vuoi ancora essere divertente? Vuoi ancora farmi sorridere in questi mesi di inferno che sta passando? Tramite il tuo culetto? La mia risposta è stata no. La mia risposta è stata no. È stata prendi due bagni, David. Prendi una casa con due bagni. Perché circa 3 anni che. Eppure in vasca con Dario sembrava tanto a proprio agio. Andrea, hai praticamente detto tutto. Là mi sono sentito geloso. Io non sto scherzando. Là mi sono sentito geloso. Geloso! È 3 anni che cerco di fare sta cosa qua. 3. Ora voglio sapere. Ho un cazzo di pelo. Ora voglio sapere perché Dario sì e io no. Perché ci sono due o tre teorie. Una, sono ciccione e quindi ispiro più sporcizia. Ci sta. Ci sta. Perché ciccioni non solo ispirano più sporcizia, ma sono più, come ho spiegato tante volte, più esposti allo sporcarsi. Sono grossi, fanno così e già sudano in 5 posti diversi. Lo capisco. Anche se ho sempre dimostrato, anche grazie a Soapy Moments, il nostro format preferito del canale Twitch Marco Merrino,
che sono per l'igiene, soprattutto costante. 2, teoria 2, Dario ha più sub? Dario vale di più su Twitch di me? È veramente questo il livello a cui Daniele vuole arrivare? È questo il livello a cui stiamo arrivando? 3, che la teoria peggiore, gli vuole semplicemente più bene. Io sono entrato in quel bagno e li ho visti insieme a ridere, ragazzi, è stato una merda. Pronto. Marco. Ehi, Dario. Daniele ha fatto il bagno con me perché sono meno grosso di te. Io mi farei in 4 per farmi in 1 e quindi occupare meno spazio in modo che lui possa entrare, Dario. Marco, è impossibile fisicamente in quella vaschetta. Ti dico, che nonostante la mia massa sono super flessibile e io posso anche stare seduto. E comunque io mi sono offerto a lui in mille modi in quella vasca. Sia geograficamente, sia emotivamente, in tanti modi. E l'unica cosa che ho ottenuto da lui è stata una spazzolata di schiena. Risposta con, ahi, mi fai male. Patetico. Sei troppo grosso per quella vasca, Marco. Ti dico che non è così, Dario, e vorrei la smettessi. Allora mi sa che è per un altro motivo. È che sei troppo grosso per quella vasca. Insieme a Daniele, ovviamente. Ok, ok, guarda qua. Ciao bello. Ma non è un problema di altezza, è un problema di larghezza. Sei ma guarda bello. Qua, guarda qua. C'è una vasca. La vasca arriva fino a lì. Non è cambiato nulla, cioè nulla è cambiato. Cioè, ora cadi, Marco, ti fai male così. Madonna, ragazzi. Vabbè, se vuoi venire qua solamente a farmi. A rendermi ridicolo, bene, Dario, ce l'hai fatta. Ti meriti un altro bagno con Daniele, vuoi che ti dica questo? No. E cosa? Vai avanti con la dieta, se non l'hai già troppata, eccetera. Ho una vellutata di carote davanti a me, Dario. Mm-hmm. La conosco bene quella, la compro anch'io. La conosci bene la vellutata di carote dell'S lunga? Sì, la compro anch'io. Qui... anche quella di zucca spesso. Bravo Marco. Quello che ti sto dicendo io è questo, Dario, e non è verso di te, è verso Daniele questa cosa qua, che sicuramente se la sta sghignazzando bannato di merda. Okay. Io sono pronto a cambiare e a lavorare su quello che sono, però mettiti nei panni di qualcuno che per 3 anni ha cercato di ottenere qualcosa da qualcuno e quel qualcuno non si è mai mosso di un centimetro per venirmi incontro, mentre invece io, nonostante avessi visto con i miei occhi un palese tradimento con te, se vogliamo proprio particolareggiare e mettere i puntini sulle i, mi do da fare. Cioè io non gli volto le spalle. Lui questo ci ha messo. Questo qua. Un secondo. Secondo me è anche il fatto che io sono più bello di te, forse. Ci sono alcune mie fan, tutte ciccione, però molto strano, che pensano che io sia molto bello. No, sono motivi che mi rendono triste uno più dell'altro, non... Ho capito, ma mica ci devi trombare con Daniele. Ma non voglio trombarci, ma l'amore per me non è il sesso. Spiega. L'amore è sapere che in una situazione casalinga, intima, ci si viene incontro con la stessa energia. Lui non è mai... Però se ti posso fare un appunto, te letteralmente gli
lasciami la merda sulle botte della vasca. Questa roba qua se l'è inventata lui. No, penso che non ho mai messo la merda sul bordo della vasca. E tra le altre cose ci sono anche dei video di questa roba, quindi non... secondo me puoi spiegargli ribrezza anche per questo, per il fatto che hai tentato di farlo vomitare più e più volte spezzettandogli la merda davanti, oppure di prenderla come trofeo. Allora spiegami, allora spiegami questo. Ok, mi sono spiegato, spiegami questo tu. Eravamo dal manager che ci stava cercando casa e io ho detto... Marco, e allora perché si è messa a ridere? Ha detto no, perché? Ma ha detto no, perché è un bagno? A me piace. E quando io, e quando io gli ho detto perché ti piace? Lui ha risposto con un patetico: perché quel pisellino che hai mi fa ridere. Vabbè, non è un segno d'affetto, scusami. Sì, ma quindi cosa sono? La tigre del circo che fa il giro, mostra le palle e poi rientra. Sono questo. Marco, ma non c'è niente di male, scusa, se ti vede come un amico che lo fa ridere anche per queste semplici cose, va bene, scusa, perché? Vorrei... Ti sembra una cosa troppo superficiale? La cosa che forse mi turba di più è che io con lui sono arrivato a livelli di intimità 100, giusto? E non capisco perché solo dentro quella stanza, ovvero il bagno, che è una delle mie preferite, si debba scendere a 30 a volte 20 per poi vedere che con te arriva a 110. Questa cosa mi fa uscire di testa perché non la capisco. Non è vero, ci sono... ma Daniele vede in maniera un po' particolare l'amicizia. Ci sono delle cose mie che a Daniele sicuramente non piacciono molto, ma che si fa andare giù perché siamo entrati in confidenza. Idem per te, Marco. Quindi alla fine noi siamo, se la vuoi sapere tutta, no? Io e te siamo persone molto complesse e soprattutto nell'amicizia abbiamo riscontrato un sacco di problemi, quindi se ti sei trovato un amico come Daniele che nonostante tutti i difetti ti sopporta, tra virgolette, passami il termine, non ti lamentare per le cose che non hai, ma gioisci per le cose che hai e che ti dà. È un discorso giustissimo. Ma non te lo dimenticare. Non me lo dimentico. Però se vogliamo veramente dirla tutta, Dario, per completare questo cerchio, okay. Le cose che io ho con Daniele, è vero, e tu mi capirai perché siamo persone molto particolari, sono state cose che non ho mai riscontrato in nessuno, se non in pochissimi. Però sono anche delle cose che io ritengo l'ABC. Vai. L'ABC. Piega. Ma cose semplici, l'essere fedeli, il divertirsi insieme, non prendere tutto sul serio, essere easy, non rompersi le palle. Queste robe qua, per quanto possano sembrare rare nel rapporto sociale, ma non solo con gli amici, anche con la propria fidanzata, con gli sconosciuti, io le reputo l'ABC. Perciò non mi va di ringraziare o di contare le mie benedizioni scese dal cielo contando l'ABC, ma vorrei contare le cose speciali. E io con Daniele di cose speciali ne ho avute, ne ho. Ho avuto Twitch, ho avuto il fatto che... tante piccole cose. Ma penso che non chiedo la luna se da un giorno all'altro gli chiedessi posso farti il bidet? O semplicemente posso lavarti io per favore? Non penso di chiedere la luna. Non penso. Ma perché ne abbiamo fatte di cose tante che sembra quasi... che lui non voglia darmi questa cosa per tenermi sotto scacco. E ce la sta facendo. Fosse questo il caso, lui ce la sta facendo. Quindi tutto qua. Io sono d'accordo col tuo discorso. Ringrazio tanto per quello che lui è. Ma quello che lui è dovrebbe essere una persona... tutte le persone dovrebbero essere così. Quindi nonostante io mi sento fortunato, mi sento anche finalmente di aver trovato la normalità. Ma per arrivare alla specialità, per arrivare allo speciale, ci vogliono tanti passi. Non solo fatti dalle mie gambe. Tutto qua. Marco, non hai mai pensato che sei malato? Cosa? No, dicevo, hai proprio ragione, Marco. Cosa hai detto prima? Non ho capito bene. No, che hai ragione, secondo me. No, ho sentito distintamente, poi mi pare che possono mandarmi anche la clip, la parola malato? No, assolutamente no, Marco. Assolutamente.
sbagliando, ovviamente. No, 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 ci mancherebbe altro. Non potrei mai pensare a una cosa del genere di uno che vuol fare il bidet al proprio amico. Ci mancherebbe. No, ma sai perché? Perché sono molto sulla difensiva. Quindi, se qualcuno mi attaccasse da quel punto di vista, magari malato lo divento davvero. Quindi, l'importante. No, 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 no. Non l'hai detto. Non l'hai detto. Questo mi sembra una velata minaccia. No, no, anche la mia chat. Anche la mia chat sta scrivendo: hai sentito male, eccetera, eccetera. Ok, mi fido, mi fido. Ok. Dai. Ci penserò su quello che hai da dire, Dario, anche ti lo dico che la bocca amara ce l'ho sempre. Ma posso farti una domanda che, diciamo, esula, per modo di dire, Daniele? Certo, certo. Hai detto che hai provato invidia, gelosia, hai parlato addirittura di abbonati, vabbè, perché sono tue follie, perché sei un po' così... Non ho capito. No, no, niente, però, cioè... quindi ce l'hai anche un po' con me, perché hai parlato di gelosia, quindi sei un po' arrabbiata anche con me per il discorso del bagno. Assolutamente no, perché io con te ho sempre avuto, cioè io con le cose che so di te mi fanno un profilo di una persona che quando vuole divertire, quando si vuole divertire si diverte, quando vuole fare una cosa la fa, non hai nessuna colpa tu a volerti divertire con un amico nuovo o vecchio che sia. Tu puoi fare quello che vuoi con tutti, eppure lui, però io traggo le mie conclusioni quando quello che lui fa con gli altri mentalmente automaticamente lo confronto con quello che fa con me. È una roba però fra me e lui. Tu sei solamente quel fulmine a ciel sereno che poi quando esci da questa casa torna appunto il sereno. Ok Marco, ho capito. Quando è che ti sposi? Ma cosa c'entra? Comunque a maggio. Ok. Spero. Andale. Cioè, sbrighiamoci, no? Sì. Vabbè, vado a fare la mia live, Marco, e per qualsiasi cosa non ti fa problemi. Io, comunque, secondo me sei malato. E... Cosa? No, nel senso, secondo me non dovresti prenderla così tanto, perché quello che chiedi agli amici è un po'... Ce l'hai la vasca a casa, tu? Ce l'hai la vasca a casa? No, a casa no, non c'ho la vasca, a dire il vero, no. Là dove abiti tu, tipo, ci sono, tipo, delle spade, delle cose così? Sì, certo, c'è San Giuliano Terme, nelle vicinanze. Ma un giretto io e te? Mi stai usando per fare in giro? Sì, 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 100%. Per me non ci sono problemi, cioè non vieni praticamente mai, però vieni solamente per fare un giro di Daniele, quindi boh, ti dico di sì per correttezza. Vabbè, così veramente sembro malato, eh? Così veramente sembro super bisognoso d'attenzioni e pazzo. L'ultima volta che ci siamo visti è stato un anno fa, tipo non vieni mai, vieni solamente per venire alle terme e così da fare un giro di Daniele, tanto normale sei, però magari... Vabbè, ma ci divertiamo anche io e te. Ah, beh, te lo dici proprio... Vabbè. Va bene, Marco, fai un mulino e divertiti. Dai, ciao. Stammi bene. Ciao. Cioè, voleva trombarsi pure Agnese, porco Dio! E lui c'è, e Dario ci sta, ma come funziona l'amore? Tutte le battute che ha fatto su Agnese sono sempre state a sfondo di scopare e Dario fa il bagno con lui e io non lo capisco! Rido, sì, rido perché è tutto folle, è tutto fuori di testa. Daniele con le sue merda di mani, per quanto mi dà a me del manipolatore, ha creato un quadrilatero impossibile. Impossibile. Non c'è stata. Vabbè. Senza cattiveria ha donato 2 euro. Quanto è triste la tua vita in questo momento, da zero a goodbye. Non sono triste, senza cattiveria, non sono triste. Sono solamente un po' su di giri quando si parla di queste cose qua. Che io ho sempre curato con la massima cura, perdona il gioco di parole. È che Daniele no, cioè Daniele non c'è stata una seconda, non c'è stata, non ci pensa due volte prima di fare una battuta costantemente su Agnese e quei due stanno per figliare! E Dario cosa cazzo fa? Si fa il bagno con lui, palesemente,
Perché vuole fargli capire che non è geloso quando lei è un casino! Un casino! Mamma mia! Non... E lui non lo sa. Lui lo sa. Però non lo sa. Fa finta che non lo sa. Firejack ha donato 2 euro. Queste cose qua le ho viste milioni di volte. Marco, la dieta ti rende nervoso? Ci sono passato anche io. Ok, può essere che è quello, Firejack. Grazie ai 2 euro. E la cosa bella è che fra tutto questo andare e venire di emozioni super tossiche e negative, chi cazzo è che esce come malato? Quello che solamente vuole prendersi cura del suo amico. Mi spiegate perché quelle persone che lavorano lavando il buco del culo cagato dei vecchi sono a posto e io che voglio lavare il mio amico a gratis sono malato? Spiegatemi questo. Spiegatemi quello. Pure mia mamma l'ha fatto. Ora la chiamo e le dico: mamma, come cosa ci sentiva a fare il didalino a un buco di culo fatto di merda? Di quella che potrebbe essere la nonna di mia nonna. Come ci si sente? Ti senti bene con la tua vita? Pensi che quello è un buon momento? A fondo di scopare. Ok, era un po' su di giri, Dario, va bene? Oh, ma sempre! È manipolatore, è malato. Mai un aggettivo buono affibbiato alla mia persona. Nonostante intorno a me ci sia il finimondo. Oh, hanno bannato a quel coglione là, non a me. Tecca! Ah! Scopa di questo! Sì. Sì, sei bravo. In fondo sei questo, bravo. Però, amico mio, non voglio che io arrivi a quel in quel momento là dove la mia bravura, il mio essere bravo e di buon cuore si ritorca contro di me. Non deve succedere questa cosa qua. Non deve ritorcersi contro di me il mio essere di buon cuore. Perché altrimenti finisco per dire quelle frasi da quinta elementare. Ovvero, se è troppo buono sì, ma fesso no. E questo io sto diventando. A gioire per gente che non gioirebbe mai per me. Se non quando io sono sotto, scaccagnato come un pezzo di merda. Devo essere chiamato ed essere trattato come l'ultimo pezzo di merda. Lo strano e il malato, solo perché voglio toccare il mio amico. Che sembra strano, ok? Ma gli abbracci non fanno più effetto. Non mi servono un cazzo. Abbraccio una persona e non sento niente. Sabbia. Che culo che ha che non può rispondere a niente di queste cose. Che culo che ha. Voi non avete idea che rabbia sto sviluppando in questo momento. In questi momenti, in questi mesi, a non potergli dire niente di quello che veramente penso. Durante una live sento tutti i sentimenti del mondo e non posso comunicarglieli. Posso solamente vederli in differita o in live da un'altra stanza. Non ho il suo sguardo, non ho la sua reazione, non ho un cazzo. Ho la chiamata di un marocchino e la vellutata di carote. Bella vita. Questo è come io a 31 anni mi immaginavo. Scusatemi, non voglio assolutamente insultare la razza marocchina. Ho solamente scherzato sul fatto, il classico scherzo banale di Dario. Ovvero, oh, hai quella pelle là un po' scura, che cazzo fai il kebab? Il classico, banale. Non stavo ragionando, ero distratto, quindi usciva fuori a flusso di coscienza. Una coscienza pulita. Una coscienza pulita, come il mio corpo. Dentro e fuori ho pulito. Alzi la mano chi vorrebbe farsi pulire da me in chat. No. Etnia. Etnia marocchino, mio Dio! Non voglio insultare nessuno, e Twitch lo sa, non ho mai insultato nessuno. Chi è? Figidio, che c'è? Sto parlando di Daniele,
L'amico che a quanto pare amico è con la lettera minuscola e non maiuscola. Betzabel ha donato 2 euro. Sceneggiatura film mio e Daniele Marco torna dal lavoro, entra in camera e trova Dario che scopa Daniele nel culo. Montaggio musicale in slow di Marco che prepara la valigia. Ripresa di Daniele seduto per terra che piange. Marco blocca Daniele su Instagram. Un saluto al mio amico Daniele, che a parte gli scherzi cerca sempre di venirmi incontro, e che si è condannato, mi ha praticamente detto di sì al bidet. Questo apre tutto un altro pianeta. Cioè, Alessia è veramente in pericolo. Già eravamo traballanti, ora sta roba qua, minchia. Dario, becca di questo, stronzo. Marco, bravo, non sei per niente malato. Hai solo chiesto e hai ricevuto. Milano è così. Chiedi e ti dà.